vorreste, visto che Acqui non ha una enorme dimensione, eccetera, costruire veramente delle piste ciclabili? Si può fare? Si può fare, sì. Come si può fare? Guarda, già intanto la Borma sarebbe la prima partenza. Io devo dire che ho conosciuto l'architetto che ha cominciato adesso a fare il preliminare della variante del piano regolatore, se dovesse esserci. Vedi, io che chiaramente... senso ce l'hai proprio fissa, i preliminari, eccetera, cioè adesso iniziamo... Guarda, mettila lì, che se, facendo se la dice, tu non lo sai, ma puoi creare dei problemi poi dopo, quindi c'è... Cioè, Non crearmeli, ho già delle difficoltà così, non mi creare. Quindi piste ciclabili. Pista ciclabile, nella Borma c'è tutta una pista ciclabile, c'è il 50% di superfici libere, come ti dicevo, che insomma non è poco e non era assolutamente obbligatorio che fosse fatto con questa incidenza. Ma dal questo architetto che ti dicevo che io ho conosciuto quando era dalla parte opposta, perché era il funzionario della regione che curava i piani regolatori, poi è andato in pensione e mi è piaciuto talmente tanto perché è proprio un uomo... che vuole vivere le città, vorrebbe la città a misura d'uomo. Cioè, dovrebbe... cioè voi stai parlando di un altro inciuccio? No, magari no. È una persona veramente squisita, proprio una persona che ha un animo particolare. E mi è piaciuto tanto, tant'è vero che è lui che adesso ha fatto questo, te lo dico, preliminare, non dico più niente, del piano regolatore. E nel suo progetto, nella sua idea è quella di partire dal castello, perché noi abbiamo un parco al castello che è bellissimo, purtroppo non è usato oggi, un po' perché ci sono i cani liberi che sono lasciati andare, perché non è curato, però partendo da lì, arrivare fino alla zona dei bagni, quindi collegandosi con la Borma dove la pista ciclabile è già prevista, arrivare fino alla zona giù dove adesso attualmente c'è una bella pista ciclabile che è stata fatta, devo dire, iniziata dall'amministrazione precedente, però effettivamente questa è stata una bella cosa. Potrebbe fare il passaggio, e anche questo è già un progetto già fatto, del fiume, e proseguire verso Visone, quindi un collegamento non dico circolare, perché ormai quello non si può creare, però una cosa molto lunga e molto fruibile, bella. Senti, allora adesso farei Marzulli, direi fatti una domanda e datti una risposta. Però per essere sintetici, perché appunto non vorrei poi che insomma comincia a essere anche un po' tardi, eccetera, e così via. Vorrei dire, ci sono le pizze lì, potete anche cominciare ad alzarvi a mangiarle. Vedi che incominciamo, no, col comprare i voti, le pizze, eccetera, eccetera. Fate Patrizia, no, adesso scherzi a parte, invece per chiudere questo discorso, cioè perché dovrebbero votare te gli acquesi? Perché è una donna con le palle! Brava! Forse proprio oggi mi volete rovinare, va bene. È una donna con le palle, e va bene, insomma. Ti ha dato del trans, non so se è serio. No, vabbè, faccio finta di niente. Sto scherzando, non è vero. No, però virtuali, sì. È una donna che ha carattere. Beh, lei ce l'hai pagata perché gridi così. Adesso poi dopo, le do l'altra scarpa dopo. Allora, parliamo un attimo di lei. Come affronterete il problema dei drogati che vengono ai comizi politici? Sto scherzando. A parte le baccate, eccetera, è importante quello che sta dicendo lei, perché votare te. Allora, a questo punto direi che sono una donna, sì. È meglio non dirlo. No, no, vabbè, insomma, perché c'è una donna... penso che, guarda... Quindi dicono anche Biancaneve i sette nani, le no? Donne, le donne, effettivamente, Biancaneve i sette nani è carina, però... No, lo so, cioè, l'ho sentito dire... Guarda, io non so come sia a casa tua, però in genere io vedo che quelle che amministrano il bilancio della famiglia sono sempre le donne. E in un momento di crisi come questo, forse c'è un po' più di praticità e di pragmatismo, no? nelle donne, perché sono abituate a dover in qualche modo far quadrare le cose, e forse anche per il bilancio del comune io credo che un po' di pragmatismo in questo momento ci voglia davvero. E poi perché sono simpatica, perché ho un sacco di amici, e se le persone che non mi conoscono andassero dai miei amici e le mie amiche a chiedergli perché siamo amici da 50 anni, capirebbero che forse davvero sono un po' fessacchiotta, nel senso che lavoro tanto e sono generosa, ma davvero avrei voglia di fare le cose per tutti, per la città, come se fossero tutti i miei amici. Senti, ma tu pensi di poter portare seriamente dei cambiamenti ad Acqui senza un grosso partito dietro che ti appoggi e che ti sostenga? Accidenti, perché sono i partiti adesso? Cosa hanno fatto di buoni partiti fino ad oggi ad Acqui? Io sono contenta, anzi
che senza quei simboli sul partito si possa fare molto di più. La dimostrazione, guarda, il DEA non è poi stato declassato perché si è mossa tutta la città, e questo vale sempre. Wow. Quando la città si mette insieme è questione di comunicare. Perché si fa presto, io sento sempre la sinistra questa cosa della condivisione, la partecipazione, belle parole, però poi, nel senso che è teoria, la pratica è quella vera, cioè quella di dire davvero alle persone, digli la verità, spiegagli esattamente come stanno le cose, le persone sono anche disposte a fare i sacrifici, se però vedono che li fai anche tu, o perlomeno se vedono che non fai gli sprechi, se vedono che hai e gli spieghi quello che vuoi fare. Io sono convinta che parlando anche a scuola mi succede così. Partono, magari ti guardano, non hanno voglia di starti a sentire. Se poi gli spieghi davvero come sono le cose, diventano attenti, diventano amici anche gli studenti, perché non si possono spiegare le cose a un tavolino davanti alle pizze, così che si deve fare. Allora, grazie Giulia, se me lo consenti, visto che stai parlando, devo spiegare le cose. Voi avete qualche domanda precisa da fare a Giulia rispetto al suo programma? È gratis, non è che ci si sia da pagare, cioè se, visto che sta parlando dello spiegare le cose, questo mi sembra molto interessante, no? Mi sembra molto interessante questo discorso del dire i partiti, devo dire una cosa che purtroppo drammaticamente sentono tutti gli italiani, il 4% degli italiani oramai si riconosce nei partiti nel Parlamento, stanno un po' morendo. Voi che siete qui a sostenere lei, probabilmente la voterete, forse per farla eleggere dovrete convincere anche altre persone a votarla, no? Per cui, cioè adesso non so, perché sennò se siete pochi, io non voto qui, quindi posso sostenere Giulia così dal palco, quindi intanto vi invito a coinvolgere le altre persone se siete d'accordo con quello che ha detto lei, tutti quelli che conoscete e tutto, perché non basterà il vostro voto solo di quelli che sono qui questa sera per farla eleggere. Ma già che siete qui, già che lei dice disposta a spiegare e chiacchierare delle cose, potremmo farlo anche dopo davanti alla pizza, ma se qualcuno pubblicamente vuol farle una domanda, c'è qualcuno che vuol farle una domanda precisa sul suo programma, sui suoi progetti? Diamo una lezione ai partiti, votiamo Giulia! Diamo una lezione ai partiti, votiamo Giulia, non è una domanda, ma lo prendiamo per buono. Altri interventi da parte vostra? È già chiara così. È già chiara così, bella questa risposta. Giulia, a questo punto veramente vuoi aggiungere qualcosa? No, voglio veramente ringraziare tutti della pazienza, avevo paura che come salivo io scappavano tutti perché non parlavi più tu, invece li ringrazio della pazienza che hanno avuto e li invito davvero a mangiamoci una fetta di pizza, che anch'io ho una iena che sto morendo di fame, e beviamoci un bicchiere di vino tutti insieme. Grazie. Grazie Giulia, grazie Chico, lei vuole fare una bravissima domanda? Dei politici? Scusate, doppio signore che senza microfono, allora o sali sul palco con la bicicletta oppure lo dice così, lo dice a me che io lo dico a loro? Allora dici, scusate, allora... Eccolo qua, ce l'ha lì un altro micro. È bello perché l'unico che vuole fare una domanda in intervento è dietro il palco. Cioè, fa piacere, però. Buonasera. Il suo concorrente? Sì. Lei mi ha dato la casa, sicuro. Lei le ha dato la casa. È una donna di parola! Attenzione, il suo concorrente. Ha detto che aveva portato conto. Ah, che. Cioè, praticamente hanno detto una cosa falsa di... Invece io sono sicuro perché l'ho portato. Ho capito. È un intervento chiaro, illuminante. No, la ringrazio molto di questo intervento. E a questo punto la inviterei a mangiare un pezzo di pizza con noi, senza bere altro vino, possibilmente, ma no, sto scherzando. E la ringrazio. Se c'è qualcuno laggiù in fondo che vuole fare una domanda, visto che quelli davanti non dicono un cacchio, io... Giulia è una donna di parola! È una donna di parola! È una donna di parola, bene, abbiamo le fans della Madonna, cioè qualcuno beve, qualcuno si droga, va bene, comunque, no, fa piacere, cosa ci metti nei gelati, va bene. Allora, il gelato è buono, va bene. Giulia, noi ti ringraziamo, ringraziamo tutti voi che siete stati qui nonostante il freddo, a questo punto mangiamo la pizza perché domani è sabato e molti di voi entrano a lavorare, sei bravissimo.
Grazie.